Ciao a tutti, oggi insieme andiamo a vedere la Ego Voltage Variabile acquistata da Etigara per poco più di 20 euro. È veramente una batteria fatta bene, che adesso è confezionata bene, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio e andiamo a testarla con vari atomizzatori a vedere a quanto è limitata. La prima cosa che colpisce di questa batteria quando la riceviamo è la confezione. Infatti, come vedete, è la prima volta in assoluto che ricevo una batteria ben confezionata. Ok, che è pass through, quindi c'è anche il cavetto, però solitamente ti arriva la batteria incelofanata con il suo cavetto incelofanato messi lì così a caso. Invece, come potete vedere, confezione ben curata con un po' di scritte, indicazioni, attacco Ego, tasto, quant'altro, dei marchi che secondo me non sono propriamente originali, ma lo diciamo sottovoce. E una bella confezione. Andando a aprire la confezione, al suo interno, come prima cosa, spicca la batteria che si presenta bene e che poi andiamo a vedere nel dettaglio. Poi sotto abbiamo il certificato di garanzia che è stato approvato, il prodotto che è stato controllato. Piccolo manuale, piccolissimo manuale di istruzioni dove vengono indicate cosa sono le funzioni dei tasti, il LED, la presa USB, mini USB sul fondo per poterla ricaricare e utilizzare come pass through. Sotto troviamo il cavetto per collegarla al PC per poterla usare come pass through oppure per collegare la carica batterie all'adattatore di rete per poterla ricaricare, che comunque si ricarica anche mentre l'utilizzate come pass through. Di conseguenza, se volete ricaricarla per comodità collegata al PC, potete tranquillamente collegarla e ricaricarla collegata al PC in questo modo, o se no utilizzarla come pass through in questo modo. Le due cose non si escludono. Andiamo a vedere nello specifico la batteria. Come abbiamo appena finito di vedere, c'è la presa mini USB sul fondo. Abbiamo due tastini col più e il meno per poter alzare o abbassare il voltaggio. E abbiamo il LED. Molto probabilmente voi non riuscirete a vedere cosa c'è scritto. Si legge invece. Se noi schiacciamo più, vedete, andiamo a modificare il voltaggio 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6, per poi ripartire da 3. L'incremento è di 0,1, quindi 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 5, 3,7 e così via. Io la lascio su 4,2. Col meno possiamo fare la stessa cosa, abbassare, andare a diminuire il voltaggio. Infatti 4,2, 4,1, 4, 4 più 4,1, 4,2, aumentiamo. In parte al voltaggio abbiamo l'indicatore della batteria, ci indica quanto carica la batteria. Molto comodo perché così possiamo sapere in qualsiasi momento a che livello di carica è la nostra batteria senza rimanere di colpo senza batteria. Andiamo a vederla nello specifico a quanto è limitata. Andiamo a prendere il nostro DCT appena arrivato. Colleghiamo il DCT e andiamo a vedere a quanto riesce a spingere un atom. Prima da 1,5 ohm. Poi un carton da 1,8, un carton da 2,4 e un atom da 2,4, 2,5. Ok, collegato, prendiamo il nostro atomizzatore da 1,5. Colleghiamo il nostro atomizzatore. Una goccina di liquido ce la mettiamo prima di bruciare l'atomizzatore. Giusto tre goccine per non bruciarlo.
andiamo a fare una prova. Adesso l'avevamo lasciata a 4,2, comunque adesso da qua vediamo tutto, vediamo tutti i valori, andiamo a vedere. Batteria 4 e 12. Ok, batteria 4,12. Resistenza 1,90. Io pensavo che fosse da 1,5. Era da 1,5. Si vede che nell'utilizzo è andato 1,9. Comunque andiamo a vedere quanto riesce ad andare. Resistenza 1,9. Sì. Comunque alziamo. Adesso era 4,2, dava 4,12. Portiamolo a 4. Ah, portiamolo a 5. Vediamo qua, se è a 5. Effettivamente stiamo andando a 5. Resistenza 1,9 l'abbiamo stabilito. Siamo a 10 watt. La corrente in ampere. Batteria 4,40, 4,5. Quindi possiamo dedurre che con un atomizzatore a 1,9 ohm la batteria è limitata a 4,5 volte. Proviamo con... scotta. Mi sono scottato le dita. Pirla. Proviamo con un cartomizzatore da 1,8 ohm. Ho preso l'adattatore. Allora, la lasciamo a 5 e guardiamo a quanto è limitata. Dovrebbe essere più o meno uguale perché a quello là era 1,9. Guardiamo, batteria 4,5. Quindi con un cartomizzatore 1,8 possiamo arrivare al massimo 4,5. Ok, proviamo con un carto da 2,4 ohm. Io ce l'ho sempre impostato a 5 volt la batteria. Guardiamo con un carto, ma ecco, infatti va a 4,7. Infatti questo è 2,4 ohm. Come potete vedere, riesce a spingere di più. Proviamo con un atomizzatore invece da 2,4. Allora, batteria 5. Essendo il cartomizzatore da 2,4, la batteria va a 5. E proviamo a vedere adesso. Andiamo a controllare anche la resistenza comunque. Vedete che la batteria è 5, la resistenza è 2,6. Batteria, resistenza, potenza 9 watt, 9 watt, non è male. Proviamo ad alzare, proviamo ad alzare a portarla a, faccio vedere anche voi che la porto a, portiamo a 6. Così siamo a 6, guardiamo quanto restituisce, scotta l'atomizzatore. Sempre 10 watt, 2 corrente, batteria sta andando a 5,3. Quindi con un atomizzatore da 2,6-2,4 ohm riesce ad andare a 5,3 watt, che non è male per essere una batteria Ego. Ok, proviamo con un atomizzatore 1,5 ohm e andiamo a fare la prova. Adesso qua è a 6 volt.
Sicuramente non restituirà sotto carico 6 volt. Andiamo a vedere cosa restituisce. Batteria 4. Con questa batteria ego voltaggio variabile possiamo utilizzare un attomizzatore da 1,5 ohm a 4,13, che non è male. Beh, penso che abbiamo visto tutto e possiamo passare alla prova di svapo. Ok, eccoci qua per provarla. Ne abbiamo già parlato tanto, adesso andiamo a vedere effettivamente come funziona. Io la sto provando con un Claro Meter T2. Beh, che dire. Ovviamente non è la batteria che fa tutto il lavoro, ma tanto è il Claro Meter, quindi non vi parlo di aroma, IT e quant'altro. Vi dico solo che a 2,4 ohm, come abbiamo visto prima, riusciamo a farla andare a quanto? Parecchio. Riusciamo a far andare questo claromizzatore bene? Ed è un piacere utilizzarla. È forse leggermente più lunga di una twister, ma proprio di un dito, ma non per così, per così, no, per così, per così, di un dito più lunga della twister. Ma comunque da tenere in mano è comoda, vedete, cioè io ho montato il T2 e sbuca giusto il T2 dalla mano, non è eccessivamente lunga, leggermente più lunga di una twister. E questa è la parte che preferisco delle video recensioni, andrei avanti un'ora. Direi che ho detto tutto, una bella batteria, io l'ho provato ovviamente anche con la funzione pass-through e funziona come funziona normalmente, quindi una bella batteria. Con appunto il valore aggiunto del pass-through. Mi piace, secondo me è una. Io devo essere sincero con le twist, non so perché non mi sono trovato molto bene, soprattutto sotto dover regolare. Devi metterti con la luce così a vedere dove sono i numerini. Sì, certo che dopo la sensazione uno svapatore esperto, però cioè, io non sono esperto, non mi ritengo esperto perché io facevo fatica, giravo ma non riuscivo mai a capire i numerini dove erano posizionati. Qua con il display più, meno, ti regoli il voltaggio come vuoi tu, le limitazioni della batteria sul voltaggio in funzione degli ohm mi sembrano abbastanza buoni per una batteria ego ovviamente, quindi io le promuoverei a pieni voti. Grazie a tutti della visione, ciao, alla prossima!